Gara di ritorno valevole per i playoff di questo lungo campionato d'eccellenza che determinerà evidentemente alla fine chi riuscirà a conquistare la Serie D. Tutto sembra pronto per l'inizio della partita, il signor Ubaldi controlla il suo cronometro. Calcio di punizione, c'è il tiro da parte di Conversi, ma Lombardo che serve Erbini per Erbini, ancora Erbini fermato dall'ottimo intervento da parte di Galluzzo, occasionissima per la Folgore. Cross sulla sinistra, attenzione, pallone nel mezzo, c'è Conversi che si gira, se ne va sulla destra, tiro e sulla linea riesce a salvare Lombardo. Questa voglia della cittanovese, cross nel mezzo, di testa c'è l'intervento di Barresi. Rimessa effettuata, Prestia che tocca per Erbini, Erbini in aria, tiro, gol! La Folgore si è portata in vantaggio sulla cittadonovese e c'è evidentemente la festa dei tifosi rossoneri. Calcio d'angolo battuto, attenzione, il colpo di testa di Salandria che stanno per cominciare i secondi 45 minuti, vede libero al centro Salandria che cambia gioco, Galfano, attenzione, cerca di allontanare la sfera, Galfano la svirgola di fatto, sempre 1-0 per la Folgore, occasione per la cittanovese ma la spreca. Folgore in attacco con questo cross, Erbini e gol, 2-0 per la Folgore che raddoppia con Erbini e chiude, diciamo, ogni speranza. E intanto riparte la cittanovese, Acquaviva recupera, subisce fallo per l'intervento di Conversi che poi si vede spiattellato il cartellino rosso. Tapone, servito Bruzzese che allarga ancora sulla sinistra per un compagno che converge nel mezzo, tiro, il palo che nega la gioia del gol, che preferisce servire Prestia, ancora Erbini in aria, tiro, parata del portiere. Gli ospiti hanno dimostrato la propria forza, intanto ultima possibilità o quasi per la formazione ospite. Se fosse passata in vantaggio certamente la gara poteva assumere un volto migliore, ma così non è stato e quest'oggi il risultato, che ha un valore evidentemente enorme, ha riso ai giocatori della Folgore, ha riso alla città di Castelvetrano.